Premio Carmine Alboretti, Bosco Reale, momento di valore, di sentimenti per ricordare un professionista, un collega, un giornalista che è stato un riferimento sul territorio, organizzazione dell'Associazione Giornalisti Vesuviani, grazie al Presidente Antonio De Enrico, ma con noi abbiamo catturato un momento del suo lavoro, il Direttore Luigi Vicinanza, una storia del giornalismo campano, ma anche per parlare del Museo e del Parco Nazionale Vesuvio, ricco di valore storico, direttore, una sua riflessione. Una giornata intensa in memoria di Carmine Alboretti, un grande raccontatore, narratore del nostro territorio. Siamo qui a Bosco Reale all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio ed è uno dei luoghi della identità del nostro territorio. Il Vesuvio e Napoli, Napoli e il Vesuvio. Sarebbero inimmaginabili queste due realtà, l'una senza l'altra. Questo museo, che è un museo digitale, oltre ad essere anche un museo tradizionale, analogico, racconta in maniera profonda tutta la storia di questo vulcano, che è l'inizio e la fine di tutto il nostro mondo. Noi non saremmo i vesuviani se non ci fosse il Vesuvio. Grazie direttore, invitiamo i ragazzi, le scuole, io mi farò portatore di questo sentimento, di far conoscere meglio anche il museo. Vi aspettiamo. E portare i ragazzi. Tanti ragazzi, poi si divertono anche gli adulti. Va bene. Oggi c'era un gruppo per esempio di visitatori di tedeschi da Berlino, ammirati appunto dal fascino del Vesuvio. Grazie direttore.